Siamo tornati con l'illuminazione da schifo, ma non avete idea di che settimana ho avuto. Buon salve a tutti, benvenuto novembre e benvenuto consueto appuntamento con il wrap up e TBR del mese. Come state? Spero tutto bene. L'ultima settimana di ottobre è veramente intensa, veramente, veramente tanto stancante, che si sta concludendo con un weekend che, al di là delle aspettative di riposo, è tutt'altro che riposante. E vai, partiamo con il wrap up. Questo mese è stato particolarmente intenso a livello lavorativo, soprattutto sul finire ci sono state alcune delusioni di cui vi ho già parlato in altri post, quindi non sto a tediarvi. Se volete saperne di più andate su Instagram, anche la mia vita sia particolarmente interessante, ma se siete interessati andate subito a cliccare qua sotto nella descrizione. Ho trovato spazio per le letture, non tanto quanto speravo. Se vi ricordate, avevo giocato un po' al ribasso nelle aspettative di TBR che vi ho detto lo scorso mese. Avevo deciso di leggere obbligatoriamente 4 libri su 7 e gli ultimi 3, essendo abbastanza lunghi, avevo deciso di tenerli in forza. Effettivamente sono riuscita a leggere solo i 4 che mi ero imposta di leggere, mentre gli altri 3 li lascerò nei prossimi mesi, anche perché sono abbastanza lunghi e voglio dedicargli il giusto tempo. Il primo libro che ho letto è Saltatempo di Stefano Benni. È una storia molto carina che parla di questo saltatempo, che è il soprannome di un ragazzo qualunque degli anni 50 in Italia. Il mio gatto è molto interessato a farsi vedere in questo video. Bati, dai, su. Una storia molto carina, devo dire che però ha ottenuto solo 2 stelline su Goodreads. Perché? Perché Benni ha questo viziaccio che per 2 romanzi belli, ne scrive uno che ha sf come sfondo il classico paesino italiano di provincia. E sinceramente sapete benissimo anche dalle ultime letture che ho fatto che è una location che non mi piace, è una struttura sociale che non mi piace, non mi attira, non mi piacciono gli stereotipi su questo tipo di paesini. Stimo ancora tanto Benny come autore, ma è una location che non mi piace, non ha assolutamente contribuito a farmi piacere questa lettura. Ciò che invece ha contribuito a farmi piacere questa lettura, tanto quanto sta piacendo al mio gatto, è invece stato il fatto che c'è una love story, e sapete benissimo che a me le love story piacciono veramente tanto. La love story è tra Saltatempo e la sua amica Selena, amica di sempre, dell'infanzia, e diciamo che questo leitmotiv, in generale i rapporti con le donne che ha Saltatempo sia da ragazzino che da adulto, mi hanno intrigato veramente tanto. Quindi, se siete amanti del romance, comunque troverete pane per i vostri denti. Ma devo dire, non rientra tra le mie letture preferite dell'autore. Se vi piace bene, dategli una possibilità. Ho poi iniziato con la lettura dei romanzi di Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe. Pippi Calzelunghe è uno dei romanzi per l'infanzia che preferisco. Infatti, ho ottenuto 5 stelline su Goodreads perché è una storia a sfondo puramente femminista e infatti ottiene le sue 5 stelline principalmente per quello, ma poi ci sono anche molto legata affettivamente. Infatti per il momento è quello che ha ottenuto il maggior numero di stelline. Infatti aspettatevi una recensione su questo romanzo, potrei parlarne per mezz'ora praticamente, perché in ogni capitolo c'è una sfaccettatura differente di motivazioni per spronare i bambini ad essere se stessi, ma soprattutto le bambine, a non farsi imporre dei canoni dalla società. E andrebbe in perfetto abbinamento con dalla parte delle bambine di cui vi ho già parlato in qualche recensione fa. Sicuramente ne parlerò, tornerà sicuramente sui nostri schermi. Soprattutto, questa è una chicca che poi approfondirò al giusto momento. Mi è piaciuto tantissimo il parallelismo tra Annika e Pippi, due ragazzine della stessa età ma completamente diverse ed educate in maniera completamente diversa. Al momento debito ve ne parlerò meglio. Sempre di Astrid Lindgren ho letto Mio piccolo mio, che è un romanzo molto breve che mi ha portato via 2 giorni di lettura perché comunque continuando a lavorare tutto il tempo per le letture si è ridotto drasticamente. Mi è piaciucchiato, ho ottenuto 3 stelline su Goodreads perché comunque ci ho trovato uno sfondo psicologico e metaforico molto molto bello. Tu passi tutta la lettura a chiederti da dove scaturiscano le varie metafore fantasy che si inventa Bosse, che è il nostro piccolo protagonista, che è orfano appunto, e che una sera si allontana da casa per fare commissioni per i suoi zii, se non mi sbaglio, e finisce in questo mondo fantastico, il paese lontano, dove rincontrerà suo padre che è un re e via dicendo. E tu per tutto il romanzo ti vai a chiedere che fine realmente abbia fatto Bosse
quella fantomatica sera in cui si è allontanato da casa. Per questo motivo ho scelto di dargli 3 stelline. Per quanto l'ambiente fantasy non è tra i miei preferiti assolutamente, questo lo sapete perfettamente, comunque ho trovato che sia stato gestito bene, perché per ogni personaggio fantasy comunque tu capisci le motivazioni per il quale boss se lo sia inventato o per il quale effettivamente li abbia incontrati. Decisamente carino, non ne avevo mai sentito parlare, però caruccio, ci sta. A cavallo tra Wrap Up e TBR abbiamo i fratelli Guardileone, che mi sto tirando in lungo perché mi appesantisce tanto la lettura. Era partito bene, perché era partito con questa storia di questi due fratelli poverelli, di cui uno è strabello, strafigo, dolce, gentile, coraggioso, insomma, è una specie di cavaliere senza il titolo. E invece il fratellino è il fratellino sgangherato, magrolino, brutto, che non sa fare niente, via dicendo. Quindi era partito bene con il fratellino malato e il fratello grande che si prendeva cura di lui. Era migliorato ancora di più perché si inizia con la dipartita del fratello maggiore anziché il fratello minore, per quanto tutti si aspettassero che fosse il fratello minore quello a perire per primo. Invece per un tragico incidente se ne va per primo il fratello maggiore e poi magicamente finiamo in un universo fantasy che non mi piace per niente perché non si capisce assolutamente il nesso tra quello che c'è prima e quello che c'è adesso, si tira troppo in lungo, trovo che ci siano dei valori molto simili a mio piccolo mio, a cui avevo dato 3 stelline per i motivi sopracitati. Non mi sta piacendo particolarmente, devo essere sincera, non è assolutamente la miglior lettura fatta questo mese. Boh, non ho grandissime aspettative, credo che lo finirò in giornata oggi. Più di questo non so che cosa consigliarvi, cosa dirvi. Magari ve ne parlerò meglio su Instagram quando finirò la lettura, su un post dedicato, oppure addirittura ve ne parlerò sicuramente meglio nel wrap up di novembre che uscirà il 1° di dicembre. Passando alla TBR, ho rimescolato le letture che avevo in programma sul comodino. Ho diviso in questi ultimi mesi i libri che vorrei leggere prima e i libri che vorrei leggere dopo, però dato che mi sono accorta di avere molto poco tempo, ho messo, grazie a Goodreads, che è una fantastica applicazione che non so perché non ho sempre utilizzato, ma l'ho fatto solo quest'anno, mi sono accorta di quali avessero meno pagine e quali di più e quindi sono andata molto schiscia sui 4 romanzi che hanno meno pagine in modo da poi eventualmente finirli prima, si spera, e dedicare del tempo ad altre letture un po' più impegnative a livello di massa. Non so più come spiegarvi, vi giuro, sono stanchissima. Il primo libro che andrò a leggere è Il Messaggero di Lois Lowry. Vi dice qualcosa? Assolutamente sì. Se mi avete seguito fino ad adesso sapete che mi sto appassionando tantissimo a The Giver Quartet, che è appunto la saga del donatore di questa autrice, che mi ha conquistato con il suo primo volume, ma anche con il secondo, quindi nutro delle altissime aspettative verso questo terzo romanzo. Terzo romanzo che, così come il secondo rispetto al primo, è completamente slegato dai suoi predecessori, quindi mi intriga perché Lois Lowry sta veramente conquistando la mia stima come autrice e non vedo l'ora di leggerlo. Sempre per il 5 per un autore, Rasmus il Vagabondo, sempre di Astrid Lindgren. Questo libro aveva tentato di farmelo leggere mia mamma quando ero piccola, perché anche questo è stato ereditato dalla sua libreria, così come avrebbe dovuto essere Pippi Calzelunga, che ho distrutto praticamente, infatti se l'è tenuto nascosto lei. Invece questo qua ce l'ho fatta e meno male, perché così adesso mi è tornato utile per questo 5 per un autore. Da piccola avevo provato a leggerlo, ma non mi era piaciuto per niente. Tra l'altro vedo dalla copertina che ne è stato tratto anche un film, quindi magari andrò a vedere anche il film questo mese. Non ho alte aspettative perché appunto durante la prima lettura, ma parliamo di quando ero piccola, non mi era piaciuto particolarmente, però chi lo sa, magari adesso scopriremo che invece diventerà una delle mie letture preferite, solo il tempo può dircelo. Ultimo dei romanzi di Astrid Lindgren, Vacanze all'Isola dei Gabbiani. Anche questo ne ho sentito parlare bene, tuttavia vedo che c'è un ambiente marittimo e l'ambiente marittimo di solito non mi piace particolarmente, ve l'ho già detto in diversi video, però appunto Astrid Lindgren ha la mia stima come autrice per la sua storia, avevo letto parte della sua vita in Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, quindi ho voluto approfondire questa autrice proprio per quello, ispirata dal racconto della sua vita. Quindi sono curiosa di leggere anche questo romanzo
Però boh, non lo so, anche questo lo scopriremo solo vivendo perché non so quale sia la trama, non so bene quali siano le motivazioni di questo romanzo. Quindi. Ultimo, un libro che sta aspettando nella mia libreria da 5 anni praticamente, ed è La misura della felicità di Gabriel Zevin. Ora, di questo libro mi hanno parlato tutti benissimo, anche girando su Bookstagram, comunque vedi post dedicati a questo libro che ne parlano in maniera esagerata, cioè bellissimo, e in effetti anche a me ispira moltissimo. Mi ricordo anche la persona che me l'ha regalato, infatti lasciamo perdere. La storia ambientata nella libreria che vede come protagonista un vecchietto e una bambina, mi ispira veramente tanto. Ci sono tutte le carte in regola perché mi possa piacere tanto questo libro, quindi sono contenta. Spero che questo wrap up e TBR vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri, se ne avete altri da consigliarmi, se ho fatto le scelte giuste e via dicendo. Insomma, commentate e fatemi sapere cosa leggerete voi. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto, sopra il gatto, trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che questo wrap up TBR possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete il video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani, lunedì 2 novembre, con il primo appuntamento di novembre con Danza con Gio. Invece, ovviamente, il prossimo wrap up e TBR sarà il 1° di dicembre e vi anticipo che se tutto va bene a dicembre avremo una grossissima sorpresa, ve ne parlerò piano piano durante tutto il mese di novembre. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!